Quante volte vi è capitato di recedere da un abbonamento telefonico prima del termine minimo fissato in contratto e di ricevere la richiesta di pagamento della penale da parte della compagnia? Bene, forse non lo sapete, anzi, in pochi lo sanno, ma le penali sono illegittime. La legge le vieta, quindi non dovreste pagare e potreste recedere in qualsiasi momento, anche dopo una settimana. Non ci credete? State a sentire quello che sto per dirvi in questo video. Prima di spiegarvi perché le penali sui contratti di telefonia sono illegali, vi invito ancora una volta a iscrivervi a questo canale per restare aggiornati su ciò che dice la nostra legge. Se poi commenterete il video e mi farete sapere quali sono i vostri dubbi in materia legale, proverò a rispondervi sempre su questo stesso canale. Ma ora veniamo al tema del giorno. Che succede se non pagate la penale della compagnia del telefono? La legge Bersani stabilisce il divieto di inserire penali negli abbonamenti telefonici e televisivi. In particolare, al comma 3 dell'articolo 1 della legge Bersani si stabilisce che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso un altro operatore senza vincoli temporali e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore. In più non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle. Insomma, la legge è molto chiara, le penali sono nulle. Per come c'era però da aspettarsi, gli operatori telefonici sono stati molto abili a superare questo divieto e ora le penali, anche se non vengono chiamate in questo modo, sono camuffate sotto altra forma e aspetto. In particolare, al posto delle penali, le compagnie telefoniche fanno pagare all'utente, in caso di recesso anticipato, due voci. Uno, i costi di disattivazione del servizio, che sarebbero altrimenti scontati qualora il cliente decidesse di rimanere con l'operatore per un periodo minimo di tempo fissato nel contratto. E due, il rimborso delle promozioni che sono state riconosciute all'inizio del contratto. Facciamo un esempio. Immaginiamo un contratto di 40 euro al mese che viene scontato a 15 euro a condizione però che il cliente non dia disdetta prima di almeno 2 anni, o al caso in cui la compagnia si faccia carico della tassa di concessione governativa. Ebbene, in tali ipotesi, se il cliente decide di disdire anzitempo il contratto, è tenuto a restituire gli sconti ricevuti in precedenza. Come visto, anche se non si tratta tecnicamente di penali, tali previsioni contrattuali hanno di fatto l'effetto di disincentivare il recesso del consumatore. Ciononostante, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1142 del 2010, ha ritenuto tali pratiche corrette e così ha fatto anche la GCOM, ossia l'autorità garante delle comunicazioni. Ci sono però due condizioni importanti da rispettare affinché tali limiti possano ritenersi validi ed è qui che voi potete far valere i vostri diritti. Seguitemi. Innanzitutto, i costi di disattivazione devono essere effettivi. La compagnia, cioè, deve dimostrare di aver davvero sostenuto una spesa per la cessazione dell'utenza telefonica. E su questo non abbiamo dubbi a credere che la società telefonica sia in grado di giustificare in qualche modo tale spesa. In secondo luogo, la previsione dei rimborsi per le promozioni ricevute è valida solo se specificamente approvata dal cliente, il quale pertanto deve aver firmato un contratto scritto e sottoscritto la clausola in questione, oppure comunque deve aver fornito il consenso nell'ambito di una registrazione vocale per telefono. E qui vengono i dolori per la compagnia telefonica. Da un lato, infatti, il contratto non viene quasi mai spedito all'utente, o quando ciò succede, non tutti i clienti si preoccupano di firmarlo e rispedirlo alla compagnia, il che fa mancare a quest'ultima la prova dell'accettazione della clausola in questione. In secondo luogo, la registrazione telefonica potrebbe parlare genericamente di penale per rendere la previsione contrattuale più chiara all'utente, ma ciò la renderebbe automaticamente nulla perché, come detto, contraria alla legge Bersani. In ogni caso, spetta alla compagnia del telefono dimostrare tale accettazione e registrazione, per cui se il file audio dovesse andare smarrito per qualsiasi ragione, anche la penale sarebbe illegittima. Una volta superato lo scoglio della validità della penale, che non è detto si riesca a raggiungere agevolmente, la società del telefono che intende recuperare la penale dovrebbe agire in giudizio contro l'ex cliente incaricando un proprio avvocato affinché chieda un decreto ingiuntivo al giudice di pace e poi glielo notifichi in modo tale che questi paghi. Fatto ciò, se l'utente non dovesse pagare, bisognerebbe procedere al pignoramento dei suoi beni, sempre che ne abbia, come ad esempio il conto corrente, lo stipendio, la pensione, eventuali canoni di affitto percepiti da inquilini o alcuni elementi di arredo della casa. Se non che il costo di questa procedura
addirittura, per quanto proporzionato al credito, resta comunque elevato, soprattutto se si tiene conto che dei crediti da notificare in tutta Italia potrebbero essere numerosi. Peraltro, la competenza del tribunale è sempre quella del luogo di residenza del debitore, in ossequio alle regole del codice del consumo, con la conseguenza che la compagnia dovrebbe avviare tante azioni legali e disporre di tanti avvocati per quante sono le città della nostra penisola. Un costo così elevato per la gestione del servizio di recupero crediti disincentiverebbe anche le società più capitalizzate, senza contare il fatto che anche avviando il pignoramento non è detto che il creditore riesca a soddisfarsi, come succede sempre quando il debitore è nullatenente. Un rischio insomma troppo elevato, sicché il gioco non vale la candela. Così il più delle volte le compagnie telefoniche si limitano a incaricare i call center di recupero crediti e inviare tutto al più delle lettere di diffida da parte dell'avvocato per generare una sorta di pressione psicologica sul debitore. A volte tali lettere peraltro vengono spedite con una affrancatura semplice e non con raccomandata, non che ciò non abbia effetti, infatti la messa in mora in questi casi non è necessaria prima di adire le vie legali, ma ciò dimostra già l'importanza che il creditore dà alla singola pratica. Insomma, a tali espedienti non seguono poi le vie legali. C'è comunque un'ultima conseguenza per chi non paga le bollette del telefono e le penali. La compagnia potrebbe iscrivere il cliente nel registro Simotel, cioè una banca dati appositamente istituita dalle compagnie del telefono che un po' funziona come la centrale di rischi per i debiti con le banche. Questa è finalizzata alla prevenzione delle morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi appunto di telefonia fissa e mobile. La conseguenza potrebbe essere, ma è tutt'altro che scontata, la difficoltà a ottenere l'attivazione di un contratto con una seconda compagnia. In verità, il più delle volte il problema non sussiste, visto che si riceve la richiesta di pagamento della penale proprio quando ormai si è già passati ad altro operatore. Analizziamo ora un ultimo aspetto. Nel caso in cui l'utente a cui sia stato richiesto il pagamento della penale conviva con i genitori, cosa rischiano questi ultimi per il debito del figlio? In realtà i debiti dei figli maggiorenni non si trasferiscono ai genitori, neanche se conviventi. L'unico problema potrebbe sorgere in caso di pignoramento mobiliare attivato dal creditore. L'ufficiale giudiziario infatti sarebbe tenuto a pignorare tutti i mobili rinvenuti nell'appartamento, che però potrebbero essere di proprietà non del debitore ma appunto dei suoi genitori. Spetterebbe allora all'effettivo titolare, quindi il genitore, presentare in tribunale un'opposizione dimostrando di aver acquistato con i propri soldi il bene in oggetto, il che richiederebbe una causa apposita patrocinata da un avvocato. Questa, ahimè, è la legge, ma anche la capacità di molte società di eluderla. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.